La crisi del 29, abbiamo detto, è un momento di svolta, di cambiamento radicale, di problemi anche soprattutto per le classi lavoratrici in America, in Europa e nel resto del mondo. Ma le cose in realtà sono un po' più complicate di come le abbiamo presentate, come sempre avviene nella storia, nella realtà, nel mondo. Perché certo, gravi crisi, gravi problemi, licenziamenti, disoccupazione e tutto il resto, ma gli anni 30, sia in America che in Europa, furono anche gli anni del primo grande boom dal punto di vista consumistico. Aumentarono i consumi, anzi si andò imponendo una vera e propria società dei consumi che aveva proprio come punto di riferimento gli Stati Uniti, che già c'erano arrivati forse negli anni 20, ma che un po' alla volta iniziava ad espandersi anche nella cara vecchia Europa. Con qualche slancio, con qualche ritardo, con qualche differenza, oggi iniziamo a vedere tutto questo, iniziamo a capire anche come mai si poté realizzare tutto questo in un momento di crisi, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 256esima puntata, l'inizio della società dei consumi. Eccoci qua, benvenuti, bentrovati, siamo di nuovo insieme come sempre, come ormai avviene da più di 200 puntate, per parlare per circa 20 minuti di storia e, come stiamo facendo da qualche episodio, della storia successiva alla crisi del 1929, questa grande crisi economica, finanziaria, che scoppia a Wall Street, New York, Stati Uniti e però poi si espande rapidamente in tutto il mondo. Abbiamo detto, come vi ho già anticipato anche nella premessa, che quella crisi ebbe tanti effetti, tra i quali forse il principale fu l'aumento dei disoccupati un po' in tutto il mondo, Stati Uniti e Germania in primis. E verrebbe da pensare che, e l'abbiamo anche detto, un aumento dei disoccupati implichi un calo delle vendite e quindi di conseguenza un calo della produzione e così via, no? Una spirale recessiva che accompagna spesso le crisi economiche di stampo capitalistico. Tutto questo in parte è vero, sicuramente, anzi è vero. Però negli anni 30, magari non proprio subito ma un po' alla volta, si assisté in realtà anche a qualcosa di diverso, perché certo ci furono classi che furono escluse dai consumi, che ebbero gravi difficoltà, che fecero molta fatica a arrivare a fine mese, a sbarcare il lunario, come si diceva un tempo. Però in realtà ci fu anche un maggior accesso ai consumi. Tanto è vero che si parla di età dei consumi, di società dei consumi. Perché avvenne questo? Allora, ragionandoci dal punto di vista economico, si notano varie cose. Ad esempio, certo, la crisi economica comporta licenziamenti, comporta chiusure, fallimenti, fabbriche che rimangono davvero con l'acqua alla gola, però comporta anche un crollo dei prezzi, no? Se nessuno più compra, se o meglio meno gente compra, i prezzi naturalmente tendono a calare. E questo fa sì che in realtà anche classi che prima erano escluse dagli acquisti da certi beni possono accedere a quei beni. Facciamo un esempio. Parliamo ad esempio dell'automobile, che è un po' il bene di riferimento di quest'epoca, no? Negli Stati Uniti ci sono varie industrie automobilistiche che chiaramente vanno in crisi all'inizio perché non vendono più come prima, perché una parte del ceto medio ha perso il lavoro, non può più comprare, ma devono riuscire a vendere quelle macchine che hanno già prodotto e per farlo abbassano i prezzi. Quindi magari quel impiegato o quell'operaio specializzato che ha perso il lavoro non può certo permettersi l'auto. Però quello che non ha perso il lavoro, perché magari la sua azienda non è stata colpita dalla crisi, che si è salvato da questa crisi, adesso può comprare l'auto perché costa meno di prima. Prima magari non poteva o doveva fare molti sacrifici, adesso l'auto costa un 10, un 15, un 20% di meno e allora diventa accessibile anche alle sue tasche. Capite? Nuove classi sociali, nuovi strati della popolazione, quelli che almeno non hanno perso il lavoro, d'altronde i disoccupati sono tanti, ma tanti continuano anche a lavorare, ecco, questi possono adesso accedere ai consumi. A consumi prima riservati magari solo alle classi più alte, alle classi più abbienti. Quindi le classi medie, in America già si era smosso qualcosa negli anni 20, ma in Europa a partire dagli anni 30 iniziano effettivamente a consumare, cioè a comprare beni voluttuari. Può essere l'automobile, possono essere gli elettrodomestici, possono essere molto banalmente anche biglietti del cinema, fumetti, giornali, cose di questo tipo, libri e così via, che prima questa gente non comprava o comprava in quantità molto molto ridotta. Questo poi fu possibile anche grazie a un fenomeno che anch'esso fu legato alla crisi economica, che fu quello dell'inurbamento. In molte zone, e soprattutto negli Stati Uniti, le
realtà più colpite dalla crisi erano state proprio le realtà agricole, le campagne. Negli Stati Uniti poi vi avevo anche accennato al fatto che questo si aggiungono anche dei problemi di natura climatica e quindi inaridimento dei terreni e quindi desertificazione. Insomma, una buona fetta della popolazione americana, dicevamo le fattorie che erano ipotecate, preferisce o meglio è costretta a lasciare le campagne e spostarsi in città. In città ovviamente i servizi sono numerosi, le opportunità per spendere sono molto più numerose che in campagna, ci sono, che so, i mezzi pubblici, ci sono i cinema, ci sono i grandi magazzini, insomma si può spendere molto più facilmente che non in campagna e questo alimenta una corsa ai consumi che un po' alla volta inizia a diventare abitudinaria, abituale. La gente si abitua a questo nuovo modo di vivere la quotidianità. Quali sono però i settori principali verso cui si dirige questa spesa delle famiglie che va aumentando, delle classi medie soprattutto? Beh, direi che al di là poi delle case ovviamente, che sono sempre un bene di prima necessità e che adesso iniziano a essere servite con forniture, energia elettrica, acqua, almeno nelle grandi città, e al di là poi chiaramente trasporti pubblici, perché se le città aumentano di volume aumentano le periferie, però la gente si deve spostare all'interno di questi grandi conglomerati, quindi nascono le reti di trasporto come i tram, gli autobus, le metropolitane che si fanno sempre più diffuse. Ma al di là di questo sono tre i campi dove l'investimento delle famiglie si dirige maggiormente. Da un lato il primo campo è quello dell'automobile, che come vi dicevo è un po' un simbolo di quest'epoca, addirittura uno status symbol, un indicatore che ci permette anche di capire quanto siano importanti i consumi nei vari paesi. Secondo luogo, gli elettrodomestici. I primi elettrodomestici fanno la loro grande comparsa in quest'epoca, parlo di frigoriferi, parlo di forni, fornelli e così via. E poi i mezzi di comunicazione di massa. Vediamoli uno ad uno brevemente perché c'è qualcosa da dire su ognuno di questi elementi. Partiamo dall'automobile. Ebbene, gli Stati Uniti erano il paese da questo punto di vista più avanzato. Già prima della crisi c'erano milioni di vetture che circolavano nelle strade americane. Il grande successo era stato lanciato dalla modello T della Ford, se vi ricordate avevamo fatto anche un cenno, un'automobile economica tutto sommato per l'epoca, un'automobile per famiglie che ha avuto un successo clamoroso vendendo milioni di esemplari. Ebbene, già prima della crisi c'erano circa 25 milioni di vetture sulle strade americane, tantissime per l'epoca, tantissime, ma alla fine degli anni 30 non è che le cose fossero peggiorate, anzi si contavano ben 30 milioni a fine anni 30 di vetture, che vuol dire che in quel decennio di grande crisi, di povertà, di disoccupazione, il parco macchina aumenta, in realtà aumenta di un buon 5 milioni in termini percentuali, vuol dire un 20% in più, non è per niente male, quindi ottimi risultati per quanto riguarda gli Stati Uniti. L'Europa parte molto più indietro, molto più svantaggiata. Tenete conto che attorno al 1930, quando la crisi inizia ad arrivare in Europa, c'erano circa 5 milioni di vetture in tutta Europa, intendo. Quindi eravamo a un sesto rispetto agli Stati Uniti. Nel 38, comunque, anche qui c'è stato un passo avanti, si arriva a 8 milioni, che rimangono molti meno di quelle americane. Gli americani hanno 30 milioni di vetture, gli europei 8 milioni. Certo, c'è una grande differenza, però 8 milioni rispetto a 5 milioni di partenza, capite bene che è un bel salto in avanti, è un buon 60% in più, quindi l'Europa cresce anche più velocemente degli Stati Uniti, cresce anche in maniera più percentualmente rilevante degli Stati Uniti. Certo è che 8 milioni di vetture in tutta Europa, capite bene che a potersi permettere la macchina, l'automobile, sono soprattutto le classi più alte, l'alta borghesia, diciamo, non certo la media borghesia. Media borghesia che invece negli Stati Uniti possiede la vettura, a volte anche la piccola borghesia può comprarsi l'automobile negli Stati Uniti, segno di differenze di salari, di costo della vita e di accesso ai consumi molto rilevanti tra i due continenti. Però ecco, l'Europa si dà da fare e paradossalmente darsi da fare non sono solo quei sistemi, diciamo, dinamici, democratici che ci sono in Europa, ma anche i sistemi che potremmo definire totalitari, in particolare l'Italia e la Germania, perché proprio in questi due paesi c'è non solo una corsa alle automobili, ma da parte del governo c'è un'impronta decisiva. Partiamo dall'Italia. In Italia c'è il fascismo, siamo negli anni del fascismo ovviamente, dobbiamo ancora approfondire gli anni 30 e alla fine degli anni 20 con Mussolini, però posso già anticiparvi che Mussolini aveva come grande prospettiva quella di rendere l'Italia un grande paese, poi non ci riuscì e fallì in molti aspetti anche per contraddizioni interne al fascismo, però
l'idea era quella di rendere un paese di guerrieri anche, no? E di motorizzare gli italiani. Questa era una delle parole chiave a inizio anni 30. Non è un caso che proprio nel 1930 il Duce convinse, anzi direi quasi obbligò la Fiat a preparare e realizzare un modello di vettura nuovo che potesse essere venduta a prezzo molto contenuto per l'epoca, visto che pochissimi italiani avevano l'auto, eravamo molto indietro rispetto a Francia, Inghilterra, Germania, bisognava recuperare il tempo perso con una macchina appunto economica, accessibile alle tasche del ceto medio italiano. La Fiat Agnelli dell'epoca si mise al lavoro, fece molta fatica perché la vettura venne lanciata solo 6 anni più tardi, nel 1936, e costava molto di più di quello che Mussolini aveva chiesto, però insomma alla fine una vettura relativamente economica venne lanciata. Si trattava della Fiat 500, si chiamava così, non la 500 di oggi ovviamente, ma venne da tutti ribattezzata e ricordata come la Topolino. Stava andando di moda in quel periodo il personaggio di Walt Disney anche in Italia col nome di Topolino, e visto che la macchina era appunto economica, diciamo piccolina almeno per l'epoca, venne ribattezzata così. Il costo di questa Topolino era 9.000 lire dell'epoca, che corrispondevano a circa 20 volte il salario medio di un operaio. Cioè un operaio prendeva 9.000 lire in 20 mesi di lavoro sostanzialmente, quindi costava ancora abbastanza. In realtà un operaio tendenzialmente faceva molta fatica a permettersela, però insomma diciamo fu un passo avanti netto verso una motorizzazione italiana, e vendette anche piuttosto bene. In Germania si tentò di fare qualcosa del genere anche là. Là salì al potere, lo vedremo tra poco, lo approfondiremo tra poco, Hitler, che prese a modello un po' Mussolini. Visto che Mussolini stava lavorando a questo progetto in Italia, anche Hitler non volle essere da meno e diede a un ingegnere tedesco, anzi austriaco di nascita, già piuttosto importante, Ferdinand Porsche, il fondatore della Porsche, l'incarico di realizzare anche lì in Germania un'auto economica, un'auto del popolo, una vettura del popolo. Infatti questa auto, che venne realizzata negli anni successivi, porta ancora oggi quel nome perché è un'industria automobilistica tra le più importanti al mondo oggi, è la Volkswagen. Volkswagen in tedesco vuol dire proprio vettura, macchina del popolo. Era un progetto di un'auto molto economica, era poi sostanzialmente il maggiolino, quello che ebbe un grande successo anche nel dopoguerra e che a volte vediamo circolare ancora oggi perché fu anche davvero una grande innovazione stilistica e di design che serviva nell'ottica di Hitler a far avere un'automobile a tutti i tedeschi o quasi. Quindi vedete, non solo l'auto è importante, non solo l'auto è uno status symbol, non solo l'auto diventa la catena al tornasole di come procedono i consumi, ma diventa anche uno strumento di propaganda politica, ovviamente, da parte dei regimi totalitari. Detto delle auto, passiamo agli altri due elementi. Vi dicevo, gli elettrodomestici e i mezzi di comunicazione di massa. Iniziamo dai primi. Questi elettrodomestici in America iniziavano a essere già piuttosto diffusi. Ripeto, frigoriferi in primo luogo, scaldabagni, forni, qualcosa del genere. Se molto banalmente, per darvi solo un qualcosa che vi renda facile ricordare tutto questo, ricordate i cartoni animati degli anni 30 e 40 dei cinema americani, intendo quelli con Tom e Jerry, con Paperino, con Topolino e così via, quei corti molto famosi dell'età d'oro dei cartoni animati al cinema. Ebbene, molto spesso, anche pensate a Tom e Jerry si azzuffano proprio per andare dentro al frigorifero, no? O per usare il forno o cose di questo genere. Segno che appunto nella classe media americana questi elettrodomestici erano già molto diffusi all'epoca, molto molto diffusi. In Europa le cose erano anche qui un po' più indietro, però diciamo che la classe media o la classe medio-alta europea iniziò proprio negli anni 30 ad accedere in parte a tutto questo, non subito ai frigoriferi che arrivarono direi soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, però i forni e cose di questo genere iniziarono a diffondersi. L'Italia in Europa rappresentò un po' la pecora nera per certi versi, almeno per quanto riguarda l'Europa occidentale, però qualche passo avanti ci fu. Bisogna dire che quelle famiglie che non potevano permettersi il forno, il frigo, eccetera, potevano però almeno permettersi qualche altro oggetto casalingo che poteva comunque fare un po' la differenza e costava meno. Intendo qualcosa tipo il ferro da stiro. Ecco, il ferro da stiro elettrico fu una novità importante che cambiò in parte la vita delle massaie e iniziò a diffondersi, ma poi anche e soprattutto la radio. E questo ci permette di passare dalla casa alla comunicazione, perché la radio fu la grande innovazione degli anni 30 dentro le case degli americani e degli europei.
prime sperimentazioni di questo strumento c'erano già state fino all'800, poi la radio era stata usata anche durante la guerra mondiale, ma generalmente fino a quel momento l'utilizzo di questo strumento era stato da un emittente a un solo ricevente, no? Era usato come si usa poi anche il telefono, uno ad uno in un certo senso. Dopo la prima guerra mondiale negli anni 20 si capì che però si poteva usare la radio anche come un mezzo per avere un trasmittente e molti, molti e molti riceventi, cioè come lo usiamo ancora oggi la radio, con appunto la radio al tempo fissa, pesante dentro alle case, oggi trasportabile comodamente. Questa intuizione, questa novità si era imposta a partire dagli anni 20 negli Stati Uniti, dove erano nate proprio delle emittenti radiofoniche, tutte private, tutte in grado di autofinanziarsi grazie alla pubblicità. E questa è un'altra novità degli anni 20 negli Stati Uniti, la grande diffusione della pubblicità, degli spot radiofonici in questo caso, poi della cartellonistica e così via. La pubblicità, cioè aziende che poi dovevano vendere, che fossero dentifrici, che fossero automobili, che fossero ferri da stiro o altre cose ancora, si facevano appunto reclam pubblicità all'interno di queste trasmissioni televisive sponsorizzandole. Quindi tante emittenti private, anche un certo pluralismo negli Stati Uniti, con trasmissioni di vario tipo, ovviamente c'erano concerti, musica, programmi anche comici, lettura di libri, varie cose. L'Europa arrivò un pochino dopo, non troppo dopo per la verità, soprattutto dalla fine degli anni 20 e poi negli anni 30, anche se il modello europeo fu diverso da quello americano. Negli Stati Uniti, vi dicevo, furono le compagnie private a monopolizzare rapidamente questo settore, in Europa si preferì creare invece aziende pubbliche. Il modello divenne la BBC britannica, che fu la prima da questo punto di vista. BBC, come forse sapete, è il corrispettivo un po' della nostra RAI, esiste ancora oggi, con canali televisivi, canali radiofonici e altro ancora, nacque proprio lì, trasmettendo a livello statale ovviamente una serie di trasmissioni, spesso anche culturali, di ottimo livello, notiziari molto accurati, divennero un po' uno standard internazionale che tutti tentarono un po' alla volta di replicare. Anche in Italia poi sarebbe nato un ente radiofonico pubblico statale, l'EIAR, antesignano dell'attuale RAI, ma ne parleremo con Mussolini, perché vedremo come anche Mussolini tentò di sfruttare anche questa novità tecnologica. Ecco, gli apparecchi radiofonici si diffusero piuttosto rapidamente, in maniera piuttosto capillare. Tenete conto che a fine anni 20 in tutto il mondo, cioè non solo negli Stati Uniti ma dappertutto, c'erano circa 20 milioni di apparecchi, di ricevitori, di radio, insomma, nelle case, 20 milioni. Abbastanza per l'epoca, oggi pochissimo rispetto a quello a cui siamo abituati, ma già 10 anni dopo, nel 1939, gli apparecchi erano diventati 100 milioni, anzi più di 100 milioni, quindi erano quintuplicati. Quindi una crescita davvero esponenziale, fortissima, complice anche il fatto che questi apparecchi costavano, ma tutto sommato erano ancora accessibili alle tasche di molti del ceto medio, 100 milioni, di cui più di metà, più di 50 milioni, negli Stati Uniti. Quindi gli americani tendenzialmente avevano una radio in casa e un'automobile in giardino, questo era l'identikit della famiglia media americana. Poi chiaramente c'era anche chi non poteva permettersi né l'uno né l'altro, però una famiglia della classe media americana aveva questi beni di consumo che sfruttava tutti i giorni. Però ecco, 50 milioni, poco più, negli Stati Uniti, il resto nel mondo e soprattutto in Europa ovviamente. Trasmissioni che certo erano spesso di intrattenimento, musicali, ma iniziarono un po' alla volta anche a comparire alla radio dei notiziari. E questo apre una parentesi importante, che è quello del ruolo della notizia, della politica, anche del giornalismo, della stampa e poi del cinema, di cui però parleremo la prossima volta. Visto il minutaggio, infatti siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, non abbiamo concluso il discorso perché appunto vi devo parlare di notizie, di giornali, di cinema e di politica, di come tutti questi mezzi, anche questi consumi, vennero in parte sfruttati o tentarono di essere sfruttati dai politici, che fossero democratici o dittatoriali, cambiava relativamente poco, lo vedremo. Per oggi però, visto anche il minutaggio, ci fermiamo qui. Vi ricordo come sempre che questo podcast lo trovate su tante piattaforme, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Speaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme trovate anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia, dove parliamo ovviamente di filosofia. Poi vi ricordo che se cercate spiegazioni su epoche diverse rispetto a quelle che stiamo trattando qui nei podcast o
su filosofi che non ci sono ancora nei podcast, potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scripe, li trovate migliaia, ma davvero migliaia di spiegazioni su praticamente tutto quello che potete cercare o quasi. In più vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le iniziative, le puntate e varie cose che proponiamo di settimana in settimana, potete seguirmi sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, e lì mi trovate sempre col nickname di Scripe, oppure potete abbonarvi, questo lo consiglio in particolare, alla newsletter gratuita e settimanale, una mail corposa che mando una volta a settimana, ripeto, completamente gratis. Per abbonarsi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it e lasciare lì la propria email. In questa newsletter parliamo di libri, di film, di storia, di filosofia, di attualità, di tante cose. Ultimissimo dettaglio, ma non meno importante da ricordare, è da poco uscito il mio nuovo libro, si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, un libro di filosofia ma abbastanza divulgativo, ma spero anche allo stesso tempo stimolante, che tenta di riprendere alcune filosofie del passato, soprattutto quella degli scettici, per applicare certi insegnamenti di questa scuola filosofica ai nostri giorni. Secondo me è un'operazione importante da fare che ci può aiutare anche ad avere strumenti più efficaci per affrontare le sfide della modernità. Se lo cercate in tutte le librerie digitali o fisiche, formato cartaceo o ebook, si intitola Anche Socrate, qualche dubbio ce l'aveva, Ermanno Ferretti ovviamente è l'autore, Cairo Editore invece è l'editore. Basta, ho finito, ci vediamo, anzi sentiamo presto per parlare ancora di consumi, di anni 30, di tante cose relative alla storia dei nostri tempi. Alla prossima!